Noi alunni della classe terza A, con la nostra insegnante, abbiamo aderito ad un percorso sulla fauna ittica e terrestre del fiume e per questo un'esperta, Simona, è venuta in classe per spiegarci le caratteristiche di questo habitat. Con lo scuolabus abbiamo fatto un'uscita sul torrente Zambra, all'altezza di Castelmaggiore, vicino a Calci. Divisi in gruppi e improvvisti di stivali per non bagnarci, siamo scesi al fiume muniti di retini e di bacinelle. Simona ci ha dato tutte le indicazioni per la cattura degli animaletti che vivono nell'acqua, dei quali la maggior parte sono macroinvertebrati, che sono anche indicatori della purezza dell'acqua stessa. Ci siamo avventurati nel torrente, divertendoci anche a bagnarci e a fare gli equilibristi sulle rocce affioranti. Abbiamo posizionato i retini controcorrente, mentre alcuni di noi alzavano i sassi e la sabbia, sotto i quali, per non essere portati via dalla corrente, si trovano attaccati tanti organismi. È iniziata così la nostra pesca e con grande meraviglia abbiamo catturato tanti animaletti, tra cui una piccola trota che abbiamo subito liberato nell'acqua. Con l'aiuto di Simona e di alcune schede di riconoscimento siamo riusciti ad individuare gli organismi pescati e depositati nelle vaschette. In particolare abbiamo utilizzato la chiave dicotomica di classificazione dei macroinvertebrati, che sono piccoli esseri visibili ad occhio nudo, che comprendono insetti e le loro larve, lumache, vermi, eccetera. Essi sono essenziali componenti nella catena alimentare e anche importanti bioindicatori. Le larve delle libellule hanno un aspetto minaccioso, sono molto voraci e riescono a catturare prede molto più grandi di loro. Non abbiamo paura a tenerle in mano per osservarle meglio. Le larve dei tricotteri, qui al centro dell'immagine, detti anche bachi muratori, si costruiscono un astuccio con granelli di sabbia o piccoli sassolini. Da esso escono il capo e le zampe che permettono gli spostamenti e la ricerca di cibo. Degli uncini posti all'estremità dell'addome impediscono che la larva perda il suo involucro protettivo. Le planarie sono vermi piatti che possiedono la capacità di rigenerare parti del corpo amputate. Abbiamo osservato poi le larve di plecotteri e di efemerotteri, che sono insetti che da adulti vivono solo pochi giorni o ore, il tempo strettamente sufficiente per la riproduzione. Queste larve vivono numerose nei corsi d'acqua a fondo sciottoloso o ghiaioso e necessitano di ossigeno. Sono prevalentemente vegetariane, nutrendosi di alghe e detriti presenti sul fondo. L'idrometra è un ragno d'acqua, si sposta velocemente sulla superficie con le zampe filiformi e molto lunghe. Sul fondo della bacinella, una sanguisuga, che è un verme anellide, si sposta usando le due ventose, quella anteriore all'interno della quale si trova la bocca e quella posteriore più grande. Si muove con movimenti detti a compasso. Il gambero è un piccolo crostaceo, un gamberetto d'acqua dolce, buon indicatore della qualità dell'acqua. Ci imbattiamo anche in una limaccia, un mollusco privo di conchiglia, rimasta impigliata nel retino. La nostra, per così dire, pesca è stata fruttuosa e ci ha permesso di concludere che il corso d'acqua Zambra è molto pulito. I macroinvertebrati che vivono sul fondo, infatti, sono condizionati dalla qualità dell'acqua.
avendo una capacità di spostamento molto limitata, risentono facilmente degli effetti dell'inquinamento. La presenza di numerosi plecotteri e di altri organismi sensibili è un indice di buona qualità. È stata un'esperienza nuova, divertente e istruttiva che ci ha permesso di arricchire le nostre conoscenze.